Oggi ti faccio vedere un'opera di salvataggio. Ciao, sono Roberto. Aiuto le persone a realizzare e gestire i giardini in modo semplice, salutare e sostenibile. Questi due piccoli cipressi, uno proprio mignon e un altro appena abbozzato, sono stati recuperati dall'aiola di una cliente perché erano nati da seme, in quanto vicino c'erano altre piante molto grandi, e lei non era disposta a tenerli lì o quantomeno a strapiantarli nella sua proprietà. Ha detto semplicemente: di cipressi ne ho anche troppi, butta via tutto. Ecco, e siccome non è nel mio stile di sacrificare delle piante e poi di questo tipo, e adesso ti spiego perché, e quindi ho cercato di zorlarli, ma in maniera molto semplice, e li sto trapiantando nella mia proprietà e, come da buona tradizione toscana, su dei punti di confine o perlomeno vicino. Colgo questa occasione per farti capire, quando in altri video magari avrai sentito dalle mie parole di piantare piante giovani, intendevo proprio queste. Io immagino che non penseresti mai di andare in un vivaio e comprarti un cipresso così. Dico bene? Mi sembra giusto. Eppure ti posso assicurare che c'è molto più potenziale su questa piccola piantina che su tante già grandi, anche se, nonostante sia piccola, ha già un difetto, e ti faccio vedere quale. Come vedi, qui c'è una biforcazione, a un certo punto si dirama in due. Ecco, questo è un difetto da correggere anche in questa fase. Con un piccolo taglio si va a togliere la biforcazione, anche qualche altro rametto magari, e si tende a tirare su un unico asse centrale. Come puoi ben vedere dalla conformazione di quest'altro cipresso, che questo è nato e cresciuto così come lo vedi, ha proprio il suo asse centrale che va su dritto fino alla punta, ben rivestito di rametti secondari piccoli. Questa è una pianta perfetta. E quindi era uno spreco averla buttata via, solo per non dare quattro vangate e poi fare una piccola buchetta. Ecco, la buca, non ho fatto chissà che buca per una pianta di questo tipo, perché le radici di queste piante hanno un potenziale incredibile di sprofondare e di farsi largo rispetto a quelle che compri che sono nei vasi e sono già attorcigliate. Quindi ho soltanto scassato un po' la terra, soprattutto in profondità, e poi qui comunque c'è un terreno molto fine, molto soffice, che non avranno nessun tipo di problema queste piante di questo tipo a trovarsela da solo la strada alle proprie radici. Ecco, quindi ho fatto una piccola buca un po' scassata nella profondità e adesso vado a mettere a dimora la pianta. L'altezza è la stessa, come vedi, non è che la pianto più profondità, è proprio la stessa, identica. Una pianta così non ha bisogno neanche del tutore, perché è talmente piccola. Io metterò soltanto una piccola canna di bambù per aiutarla a stare dritta e soprattutto per delimitare che c'è una piantina piantata e non magari una cosa così nata spontaneamente. Soprattutto per questa qui, un domani che si passa con un decespugliatore a tagliare l'erba, questa verrebbe sacrificata se non metti una piccola cannina come segnale. Ecco, adesso vado a rinterrare. Come hai visto, ho cercato di accostare la terra al pane della pianta
andando ad allargare piano piano la buca precedentemente fatta. In questa maniera, oltre a rincalzare la zolla, ho allargato ulteriormente la terra smossa intorno. E a quel punto poi non resta che dare una piccola pressata e la pianta è piantata. Adesso vado a mettere la cannettina. E dopo gli darò un piccolo filettino qui, ma tanto per un piccolo filo, tanto per tenerlo fermo, ma non c'è nessun bisogno, perché la zolla è talmente piccola e la pianta è talmente piccola che sicuramente il vento non riuscirà mai a spostare le radici mentre stanno radicando. Questa non ne parliamo nemmeno. Ecco perché conviene investire su piante piccole, perché con dei costi miseri, a me queste non sono costate niente, riesci a mettere un sacco di piante che poi magari qualcuna fallirà, altre invece attecchiranno, e magari dopo andrai a diradare, a selezionare, a un costo sicuramente inferiore rispetto a comprare già poche piante gigantesche, con tutte le problematiche del caso in fase di trasporto, trapianto e attecchimento. Ecco, queste sono le piante in cui bisogna investire per il futuro, soprattutto se si vogliono fare grandi opere tipo parchi, giardini importanti e soprattutto rimboschimenti, perché hanno molto meno bisogno anche di cure. Io qui adesso non annaffio neanche, perché la pianta è stata proprio zollata in maniera cospicua, qui le radici neanche si vedono e lei non se ne accorge nemmeno di questo trapianto. La metto in un terreno idoneo. In questo periodo siamo a metà ottobre, quindi è il momento perfetto per mettere a dimora una pianta, perché la terra è umida al punto giusto, poi sicuramente nei prossimi periodi pioverà, le radici lavoreranno durante l'inverno per prepararsi alla prossima stagione vegetativa in primavera che verrà, e quindi è la cosa migliore da fare, piantare piante piccole, giovani e nei migliori periodi indicati. Tutto il resto significa solo voler anticipare i tempi, ma alla fine si sa, quando si cerca di forzare la mano o di imbrogliare, soprattutto con i cicli della natura, spesso ci si ritorce contro e si buttano via risorse, soldi, tempo, perché quando hai speso 10.000 euro per un albero che invece di esplodere nella vegetazione va all'indietro, dopo c'è da sostituirlo, c'è da discutere con chi te l'ha venduto, c'è da toglierlo se si secca e risostituirlo con un altro, diventa un calvario. Cosa invece con una pianta così, a me non è costata niente, ma al limite poteva costare qualche decina d'euro, anche se si dovesse seccare, pazienza, sta nella sorte della natura. Anche in natura tutte le piante che nascono, non tutte, anzi la minima parte, arriva a buon fine. È per questo che le piante producono una valanga di semi per aumentare la probabilità di riprodursi. E quindi noi dobbiamo cercare in tutti i modi di assecondare, o meglio, di imitare la natura, perché è il modo migliore per avere dei risultati con il minimo sforzo possibile, il minimo investimento possibile. Dobbiamo solo investire in tempo, ossia con la dovuta pazienza, e chiaramente possiamo attingere dalle nostre competenze e dalle nostre conoscenze per aiutare al meglio le piante e quindi anticipare un po', ma non possiamo forzare la mano come abbiamo fatto finora, perché altrimenti non arriveremo da nessuna parte, sarà solo uno spreco di risorse continuo. Se ti interessano questi argomenti e vuoi approfondire anche su altre tematiche, vai sul sito giardinofuturo.it, dove trovi tutti i link a vari canali dove pubblico una serie infinita di contenuti che vedrai ti saranno molto utili. E se vorrai aderire alla mia newsletter, potrai scaricare fin da subito in regalo la guida che ho preparato apposta per te con l'ABC del mio metodo, i 10 fondamenti del giardinaggio sostenibile. Ricorda che il futuro dipende anche da te.
e soprattutto dalle piante che scegli per il tuo giardino. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!